Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Nightmare Reaper e ripartiamo. Nello scorso episodio abbiamo affrontato un boss, non è stato, oddio, difficile no, alla fine però avevamo le armi giuste, un bazooka e un fucile a pompa, potrebbero andare benissimo per affrontare un boss, no? E infatti ce l'abbiamo fatta. Però la difficoltà si inizia a sentire e proprio per questo andarci a potenziare in giochetti del genere è la cosa migliore. Però è anche vero che contano tanto le caratteristiche delle armi che utilizziamo. Quindi semplicemente avanziamo e vediamo cosa ha da offrirci il gioco. Io odio quei cosi volanti. Penso che siano proprio i più fastidiosi del gioco. Che sparano acido. Volano. Rompono le palle. E lì c'era qualcuno. Che si nascondono. La katana. E questa non ci ferisce a noi. Spero. Oh, e questo? Porca vacca, quanto fa male. Via, via, via. Ma quello è micidiale, oh. No, no, dobbiamo trovare un modo per ricaricarci la vita. Ok, proviamo a congelarlo, ma quanta cavolo di vita hai? Meno male, si levi, si levi, si levi. Rapidissima. Penso di essermi perso abbastanza. Ok, la katana è livello 2, quindi sempre che potremo portarci solo lui. Non è male però questa scelta che hanno preso di limitarti nell'utilizzo delle armi praticamente. Io giuro che non so. Ok, soldi. Balordo! Ah, siamo arrivati alla fine del livello, ok. C'è il creatura? Ok, We housed the patient in a secure room on the second floor, behind several locked gates. quindi siamo in una stanza sicura al secondo piano. Secondo piano, ricordiamoci il secondo piano. Continuiamo a non avere modo di aprire altre cose. Non è che ci sono carte nascoste nella stanza, ma dubito che vengano a metterci qualcosa qui, no? Che cosa è? Che cos'è? Come funziona? Oh! Lo sapevo io! Io lo sapevo! Leva quel coso! Balordi! Stavo dicendo, come funzionano questi nuovi nemici? Ma leva quest'arma! Vediamo se abbiamo qualcosa di utile. Vediamo un attimo. Livello 2. Utilizza le munizioni principali nostre. Però, sinceramente, sti cavoli, no? Cavolo, si è chiusa la porta. Va bene. Diciamo che mi sento abbastanza al sicuro, eh. Però c'è quel bobo lì giù. Che no, e c'è qualcuno che corre. Volano correndo. Allora, diciamo che contro quelli più normali, magari andiamo di armi comuni, eh.
balordi. Guardatelo, guardatelo. Dottore, lei compare quando serve. Venga qui. Possiamo rendere l'arma una versione rara. Ma sì, ma facciamolo. E spero che non sia salita di livello. Livello 1. Ragazzi, questo è micidiale, vediamo un po'. Lo sapevo io che uscivano. Dannati così. Ammazza che schivata. No, arriva il bombolone, oddio. No, no, mi ha chiuso, mi ha chiuso. Ammazza. Guarda, queste qua però fanno comodo in questi casi. Ok. Azzardiamo a muoverci in zona. Oh, bestia. Liscio. No, 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 no. Porca vacca, signorina, ma lei è esplosiva. Ah no, è il fucile. Che mentre spari, guardate, cambia colore. E forse una volta raggiunta una colorazione specifica, esplode. Guarda tu, il bombolone. Sì, sì, rida, rida, signorina. No, la fine del livello, no. C'era qualcos'altro di qua. Me lo ricordo. Ecco, ecco. Questa porta qui. Come... Ah, motosega? Gentilissima, che cosa abbiamo dietro che... Aiuto, 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 aiuto. Ok, abbiamo comunque fatto il nostro. Guarda sto balordo. Balordo! Ok. Va meglio, va meglio. Siamo tranquilli. Tutta questa strada per nulla. Va bene. Ma meno male che l'abbiamo fatta con la motosega. No. Ok. E niente, possiamo andare verso la fine del livello. Comunque vedete che quest'arma qui si carica malamente, per poi diventare parecchio esplosiva quando colpiamo. E sì ragazzi, e ci scansa pure quest'arma. Quindi in un certo senso quando stai in mezzo... Questo forse ha capito come funziona. Sopra. No. Ok. Di qua. Di qua. Giù. Di qua. Di qua. Di qua. Su. Di qua. Di qua. Abbiamo vinto. So soldi. E ovviamente ce lo portiamo. Una serata calma. Oh. Tutto sembra calmo stasera, eh? It would have required multiple system failures at the same time for her to escape containment. C'è bisogno di più problemi per riuscire a scappare da qui. E effettivamente, perché intanto già abbiamo la tessera qui per aprire, quindi un problema è già succeduto. Ma torniamo nel nostro luogo preferito. Perché c'è problema. Perché se sale senza noi sopra è problema. Così già va meglio, no? Ho sentito i balordi. Ho sentito i balordi. Ci sono quei cosi balordi. Non mi fregate più. No, il budino. Abbiamo il coltellino, siamo più pazzi del solito. E qua, e qua. Abbiamo il coltello, siamo matti. Ammazza. Il coltello non uccide nulla, nessuno.
ci mette 10 minuti. Reflection. Reflection, va bene, sempre quando non c'è nessuno, gentilissimo. Guardate qua, non c'è nessuno. Oh! Buono! Il gioco stava crashando. Porca vacca, che esplosione! Beh, però ragazzi, questo fucile devo dire che ci sta aiutando parecchio, eh. No! Gli scarafaggi balordi! Non rida, signorina! Armi ottime, quello che volete, ma se non sono leggendarie, ci faccio, che ci faccio! C'è un secchio. Niente, l'inutilità. Allora qui possiamo aprire. E va bene. Oh! Dannatico, si rosa. Ma come, che devo fare? Vado via. Andiamo via che non ci capiscono. E non se l'aspettavano. Tutti tranquilli. Fine livello. E rieccoci. I più matti siamo noi. Scarichiamo. This first day was uneventful overall and the patient had been rather passive. We would soon start consultations. Quindi praticamente stiamo entrando adesso nel vivo. Sblocchiamo tutte le munizioni che ci offrono e poi andare a fare il boss, perché sì, questi livelli qua hanno un boss. Vediamo un attimo che roba è il boss. Come... Oh, lì è andata un po' a culo. Ok, sì, dobbiamo saltare sopra. Ah, quando salta lui salta. Salti. Adesso risalterà. Noi lo saltiamo, lui risalterà. Forse risalta un'altra volta. Sì. Niente, il boss mi sta mettendo in cri... Salti lei. Poi salto io. Poi salto io. È morto. Non è Super Mario. Al mondo 2, diretti. Possiamo potenziare ancora la vita. Cioè, riesce ad avere una sua identità, anche se effettivamente prende qualcosa da diversi giochi, E quindi nuovo potenziamento. Qua possiamo spendere bei soldi, Come sempre, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per essere stati qui con me e vi prometto che un giorno usciremo da qui e andremo in città. Vi ricordo che potete seguirmi su Instagram e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.